Allora, Agnello, una brutta sconfitta, immeritata per certi versi, ma insomma, che andrò, non meritavo effettivamente di perdere. Non siete riusciti a mettere la palla dentro e siete stati puniti. Sì, sono d'accordo con te. Venire a commentare una partita del genere è un po' difficile perché sia al primo tempo che al secondo tempo si vedeva che se abbiamo creato qualche occasione, se è stata creata qualche occasione, è stata creata da noi. Loro hanno avuto due o tre ripartenze che ci hanno messo in difficoltà. Sapevamo che attaccando magari ci scoprivamo un poco e abbiamo preso un gol su ripartenza. Noi non siamo stati bravi a trovare il gol e questo è stato, diciamo, il punto chiave della nostra sconfitta. Senti, un brutto 2016 a questo momento, no? Insomma, non riuscite a conquistare questi 3 punti, adesso siete stati anche risucchiati nella zona bassa della classifica, che comincia a fare paura, insomma. Sì, vabbè, noi all'inizio anno sapevate tutti il momento che abbiamo passato, non è stato uno dei migliori, quindi siamo riusciti ad uscirne. Adesso i risultati non ci sorridono, però dobbiamo essere bravi a mantenerci lontano da queste posizioni perché ci siamo stati ed non è bello, soprattutto perché giochi in una piazza come Catanzaro e vederla in quelle posizioni non è sicuramente una delle cose più belle. Inevitabilmente il pensiero va adesso anche al derby, no? Insomma, che sarà una partita difficilissima, ancora di più in questa condizione di classifica. Certo, se questa era la partita della chiave, per la svolta magari era un bivio per allontanarci dalla zona playout, quella là sarà la partita della vita perché sappiamo tutti l'importanza e prima di scendere in campo dobbiamo guardarci il petto e vedere lo stemma che indossiamo e la città che rappresentiamo, che è molto importante e gloriosa.